Allora, questa sera presentiamo questo romanzo, diciamo un romanzo, scritto da Paola Contessa e Pippo Donato, 29 settembre, questa è la copertina, la fotografia è sua. La prima domanda che viene spontanea, cioè per chiunque prende in mano un libro, cioè scritto a quattro mani, la cosa che viene spontanea, la domanda spontanea è come vi siete conosciuti? Cioè, allora, noi... Ognuno dice la sua, ognuno dice la sua. Va bene. Allora, noi ci siamo conosciuti in Puglia, eravamo vicini d'Ombrellone e abbiamo cominciato, come si fa, a parlare, a chiacchierare. A un certo punto lui mi diceva le sue passioni, la cucina, appunto, la scrittura, eccetera. E lì ho detto, io scrivo, insomma, alla fine ci abbiamo trovato questo argomento comune, per cui era diventato un po' il nostro punto diciamo di forza nelle conversazioni. E da lì è nata un'idea. Allora, e tu? Di impegnarti in questa vicenda? Io ho avuto un'esperienza, a me piace scrivere, fare tante altre cose come scritto. Poco prima di conoscere lei, collaboravo con un settimanale di Messina, ho pubblicato due racconti, uno autobiografico e un altro storico su una mia antenata. Chiaramente, prima di pubblicarli, ho chiesto a Paola di dare un'occhiata, una revisione, un punto di vista diverso, ed è nata questa collaborazione. Io avevo un'idea in testa, una storia da raccontare, anche era abbastanza complessa e lunga, e ho chiesto a Paola, anzi ho detto a Paola di avere questa storia, ed è nata l'idea di scrivere questo romanzo insieme, e lo abbiamo fatto a distanza. Per un anno ci siamo scambiati mail, telefonate, qualche incontro qui a Roma, qualche incontro qui a Messina, e alla fine è nato perché è stato Perché questo è un romanzo, praticamente un romanzo attraverso il quale i due protagonisti, che sono praticamente Giulio e Bianca, nel romanzo si chiama, si scambiano... È una storia sui social. Ed è, tanto è vero che io anche ho provato pure a cambiare titolo, giustamente, devo dire come titolo, ho provato a fargli cambiare titolo, non ci sono riuscito. Perché in realtà è una sorta di. È la genesi di un amore, questo romanzo. E come nasce? Come nasce? Perché attraverso i messaggi che si scambiano si capisce come praticamente da una conoscenza, neanche un'amicizia, evolve questa situazione e sboccia un amore, poi vediamo, insomma mi sono bilanciato forse troppo, esatto. Comunque, perché c'è anche un finale sorprendente, che giustifica anche il 29 settembre, poi alla fine, insomma, sì. Il titolo. È chiaro che in ogni personaggio uno quando scrive ci mette tanto di suo, quello esatto. È ovvio, però c'è anche tanta fantasia. Sì, no, cioè chi dice che in qualunque romanzo c'è un elemento di autobiografia, in qualunque cosa si scrive. È chiaro. Adesso non lo so, leggiamo. Ecco, Bianca si legge da sola e Giulio si legge da solo. Ok. Come Bianca è tratto dal romanzo quello che leggono, sì. Però. Sì, sì, sì. La presentazione loro. Bianca Corsini era una donna di 55 anni, la cui autostima era stata messa spesso a dura prova. Prima dal rapporto con il padre e poi dal marito, quest'ultimo le aveva costantemente inflitto ripetute violenze, di quelle che non lasciano cicatrici, se non nell'anima. A causa di alcuni episodi traumatici avvenuti nella primissima infanzia, la donna aveva sviluppato una personalità complessa. Il suo umore passava in modo repentino dall'euforico al depresso. Era da sempre alla ricerca di approvazioni e consensi, soprattutto da parte del padre e del marito. Per dimostrare a se stessa di valere, Bianca era stata sempre la prima della classe e all'università si era laureata con il massimo dei voti. Il passare degli anni e la consapevolezza di non avere più il fascino della ragazza che era stata la portava spesso a testare sugli uomini
quel che restava della sua avvenenza. Quando poi la sua disistima toccava il fondo, chiedeva aiuto ad una buona bottiglia, ben consapevole che il beneficio sarebbe stato effimero, nonostante ciò non sapeva rinunciargli.